Grazie ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui per parlare di un argomento che è sempre moto, però non ho mai trattato questo argomento. Però, ragazzi, io sono un po' in difficoltà in questo periodo sui video delle moto, perché in bici vlog c'è un caldo boia per farli. Ma poi voi dovete consigliarmi nei commenti di... Mica che si chiama... Raga, faccio i video, non mi ricordo cosa devo dire. Che bug. Consigliatemi nei commenti degli argomenti sempre sulle moto da fare. Questo canale sulle moto, che non si siano balle perché io faccio solo moto, perché è la mia passione, perché non dovrei farlo. Vabbè, comunque oggi volevo parlare dell'incubo dei motociclisti, che sarebbe quando si sbiella, ragazzi. Quando si sbiella è una domanda che si fanno molte persone. Cosa succede quando si sbiella? Ragazzi, io mi sono informato un po' di tempo fa, ma ci avete la sua apposta roba. In pratica, rompere la biella non è un caso così frequente, però che a volte succede. Generalmente i cuscinetti o le bronzine della testa o del piede di biella cedono. Cosa succede se cedono? Cedono sia sopra che sia sotto, ragazzi. E come facciamo ad accorgersene? Come facciamo ad accorgersene se abbiamo sbiellato? I casi sono... Noi andiamo e... si sente fare... E diciamo che... Cioè dipende, il rumore non lo so benissimo, però... Si spegne la moto. Fatto sta che si spegne la moto. Però dovete tirarla per di solito, Però non è detto. Bisogna vedere anche quando uno cambia l'olio. Insomma, ragazzi, cose così. In teoria bisogna tirarla molto per far cedere questi cuscinetti o bronzine. Però adesso io vi metterò anche una foto della biella, come è fatta, se non lo sapete. E quando noi ci fermeremo, ci cacceremo tante di quelle madonne, perché di sicuro avremo sbiellato, noi lo accendiamo e come facciamo ad accorgersene? Cioè, se abbiamo definitivamente sbiellato nel motore, va avvicinato al motore e sentire fare... E questo rumore qua significa che noi abbiamo sbiellato. È più evidente, mi hanno detto, di solito quando il motore è in folle, questo tic. Quando se noi continueremo a usarlo senza accorgersene, continuerà fin quando diciamo che la biella proprio cioè dovrebbe essere un coso così, cioè la biella, insomma, ragazzi, tipo se prima magari era scassata, aveva un metà sbiellato, proprio si spacca del tutto e diciamo che l'albero è andata a puttana, l'albero. E comunque, ragazzi, di solito quando si tira molto, quando si sforzano i cuscinetti, cioè quando noi la tiriamo, sbiellare è uno dei tantissimi problemi che può avere un motore, diciamo. Io, cioè, non so cosa dire, perché diciamo che se si sbiella, ragazzi, c'è da metterla a posto abbastanza. C'è gente che magari non gliene frega niente di ste robe, però a me fatto mi faceva molto piacere portarlo. Quindi alcuni dicono che quando la tiri in discesa, ragazzi, ma non lo so sta roba, cioè di solito si cambia solo la biella, solo che la biella, cioè c'è un costo per la biella, diciamo, non è che voglio una biella, tarda per 2 giorni ti arriva. Comunque, non so se hai capito bene dalla spiegazione. Fatto sta che grippare, sbiellare, quello che è una bruttissima cosa. Cioè, io mi incazzerei molto, tipo Lucas 2. Vabbè. E comunque, se il video c'è un pollice in su, datemi del supporto per cercare nuove idee, perché ci metto più tempo a pensare che video devo fare su che argomento che a fare il video e a editarlo. Quindi, bella.